Allora torna l'appuntamento con il Sanit, il forum internazionale della salute in programma presso il Palazzo dei Congressi di Roma EUR dal 14 al 17 di giugno. Ne parliamo con il dottor Andrea Costanzo. Dottor Costanzo, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Dunque, due parole esplicative sul Sanit che si rinnova anno dopo anno con crescente successo, dottor Costanzo. Sì, è una grandissima, è diventata la più grande italiana manifestazione, è all'ottavo anno, si svolge, come ha giustamente detto, al Palazzo dei Congressi dell'EUR e consta di più parti, nel senso che c'è un'ampia area espositiva sempre più interessante dove enti pubblici e aziende private mostrano servizi, mostrano le proprie attività con un'impostazione volta proprio a far vedere o a prestare servizi direttamente agli operatori sanitari, ma anche agli utenti cittadini, perché ricordo che è aperta al pubblico ed è tutto completamente gratuito. L'altra parte molto importante è quella dei convegni, dove oltre 60 convegni in 4 giorni affrontano tutte le principali tematiche sia di politica sanitaria ma anche di innovazione medico-scientifica. Altro punto essenziale che ho sempre tenuto tutti gli anni a incrementare è la parte di check-up, cioè l'utente venendo da noi può consultare un medico, può parlare con un consulente, può farsi quei controlli di prevenzione primaria, cardiologica, dermatologica o quant'altro che diciamo danno anche uno scopo maggiore alla propria visita al Palazzo dei Congressi. A me sembrerebbe già questa una motivazione eccellente per non mancare l'appuntamento, uno. Due, aggiungerei anche la possibilità di donare il sangue, essendo noi veicolatori appunto di incentivi a coloro i quali vanno a donare il sangue, incentivi nel senso di uno screening che viene riconosciuto gratuitamente. Direi anche che siccome la cosa riguarda noi tutti, vale a dire tutti coloro i quali sono anche in salute, si può prendere atto di quello che è l'andare avanti nella lotta contro malattie importanti quali i riflessi tumorali di qualunque tipo di patologia, gli anziani e la relativa salute degli stessi, l'ilarità di alcune malattie, insomma tutto quello che il Sanit comporta. È da questo che c'è un crescente successo, dottor Costanzo, della manifestazione anno dopo anno? Assolutamente sì, ha toccato in questa panoramica alcune tematiche che vengono assolutamente affrontate alla manifestazione. In particolare la manifestazione si apre il 14, martedì 14, martedì prossimo, e che è anche la giornata nazionale della donazione di sangue, quindi insieme ai tanti eventi noi abbiamo anche l'AVIS che è presente con anche un grande convegno proprio incentrato sulla sensibilizzazione alla donazione, non solo come gesto altruistico verso l'altro, ma addirittura come una propria prassi per controllare, perché ricordiamo che quando si dona il sangue si fanno anche controlli di prevenzione gratuitamente ogni volta che viene donato, e quindi è anche un momento per sollecitare gli stessi medici del territorio a sensibilizzare la cittadinanza, perché un utente che dona il sangue è esso stesso un utente che quindi ha tutela della salute, è attento alla propria salute ed è quindi un utente che è prezioso per il Servizio Sanitario Nazionale. Ha citato poi anche gli anziani, noi quest'anno abbiamo anche Federanziani che partecipa alla manifestazione con un evento al giorno oltre alla propria assemblea nazionale, e quindi abbiamo predisposto tantissimi controlli per queste persone over 60 che vengono alla manifestazione, e quindi ne usciranno non solo formati e sensibilizzati verso la propria salute e verso l'impostazione del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche diciamo con dei controlli di check-up saranno contenti di scoprire che stanno bene. Allora, per tutti coloro i quali ne volessero sapere di più, ricordiamo l'infoline che è relativa allo 06 48 18
0266203341. Vi ricordiamo anche il sito che è www.sanit.org e vi ricordiamo anche le date di apertura, che sono quelle del 14 di giugno prossimo, dunque martedì, fino al fine della settimana nella giornata di 17 di venerdì. E dottor Costanzo, grazie, vuole aggiungere grazie qualcosa che può essere atta ad un'informazione ulteriore nei confronti di chi ci ascolta, ma mi sembra che abbiamo trattato quello che è l'essenza appunto del Sanit, no? Sì, assolutamente sì, ribadisco che è totalmente gratuito, ad ingresso gratuito, anche tutti i convegni sono gratuiti, sul sito si trovano appunto tutti i convegni, si apre martedì alle 9.30, martedì 14 alle 9.30 con un convegno anch'esso molto interessante sui piani di rientro e quindi sulla problematica dell'attinenza fra economicità e quindi esigenza di contenimento di spesa e l'esigenza invece primaria di tutelare la salute di tutti. Quindi aspetto numerosi i nostri utenti romani e del Lazio e anche nazionali. Dottor Andrea Costanzo, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie al dottor Costanzo del Sanit. Radio Città, il programma della capitale.